Punto Pesca. Qualità, cortesia e competenza al servizio del cliente. Punto Pesca, ormai da molti anni specializzato nelle migliori marche e attrezzature per la pesca sportiva, saprà accontentare ogni richiesta ed esigenza del pescatore. Inoltre, Punto Pesca è anche personalizzazione e riparazione canne da pesca e mulinelli, vendita e prenotazione esche, vendita online, servizio WhatsApp, ordini personalizzati e spedizioni in tutta Italia in 48 ore. Punto Pesca vi aspetta in Corso Francia 223 a Collegno, provincia di Torino, e su www.dapuntopesca.com. Ehi, ciao, ti rubo solo 30 secondi per ricordarti che l'11 e il 12 febbraio 2023 Itinerari di Pesca sarà in fiera a Leos di Verona. Ci troverai principalmente con tutta la Italian Fishing Squad dall'area social, ma potrai trovarci anche a spasso per la fiera e in giro per i vari stand. Mi raccomando, incontraci, salutaci e potrai ricevere in omaggio il nostro esclusivo adesivo che prepariamo e realizziamo solo esclusivamente per la fiera. Quindi cosa aspetti? Vienici a scoprire a Leos di Verona. Buonasera ragazzi e bentornati alla peripesca live, l'appuntamento che ogni lunedì sera, questa sera martedì, vi accompagna con i più grandi e più importanti volti della pesca sportiva italiana e non solo. Questa sera insieme al buon Beppe di Punto Pesca, io Nicola di Tenere di Pesca, abbiamo due Danieli di cosa, Beppe? Ma di dove, come, quando, perché? Spiegaci. L'ho scoperto anch'io da poco che erano due Danieli, che l'ho scoperto 20 minuti fa quando mi hai mandato il messaggio. Grazie. Ciao, sono a tutti, i due buonasera, Danieli. Benvenuti. Vai. Dicevo, buonasera, benvenuti a Daniele e Daniele. Sono i due Danieli della SD Nuova Due Laghi di Sarzano, un lago dove recentemente sono stato a girare un video, e che hanno sviluppato e stanno sviluppando un progetto particolarmente interessante. Prima di passare la parola però a loro e al clippino di Beppe, vi ricordo che potete trovare la peripesca ovunque nel web. Siamo praticamente sul sito sul canale YouTube di Punto Pesca, siamo sul canale YouTube di Itinerari di Pesca, e in più ci trovate come podcast un po' nell'ovunque, perché il buon Beppe si fa un culo a tarallo e pubblica il nostro podcast un po' nell'ovunque, Spotify, Amazon, da tutte le parti, siamo come la gramigna, ci trovate un po' ovunque. E adesso, prima di dare la parola ai due Danieli, c'è il grande clippino del Beppe. Vai Beppe, ti lascio spazio per il clippino. Stavo pensando al mio sedere a tarallo, scusate. che spettacolo. Avevo questa immagine, stavo pensando. Quindi, come usanza, c'è gente che arriva da tutte le parti del mondo solo per questo momento, perché ormai è diventato storia, leggenda, ragazzi. Il leggenda. Momento del clippino. Il momento del clippino. Allora, lacrime. A parte la lacrima agli occhi, a parte il fatto che noi ci dissociamo totalmente dall'utilizzo delle rubasiene, e vi ricordiamo che nessuna carpa è stata maltrattata per lo sviluppo di questo clippino, io lascerei la parola ai due Daniele per spiegarci qual è il progetto della Fishing School. Intanto presentatevi. Io direi di far partire il titolare della SD. Il titolare della SD, però l'idea del canale è puramente un tuo demerito. Ah, sì, dici che il peso sul groppone è il mio, via. Beh, diciamo che essendo stato, diciamo,
un frequentatore del lago di Daniele, mi sono detto, ma come possiamo trovare un modo per rilanciare un po' anche la situazione del lago, soprattutto dopo il brutto periodo della pandemia che abbiamo vissuto negli ultimi anni, no? E allora ho detto, ma dopo tutto sei bravo ad insegnare, sei bravo a trasmettere questa tua passione per la pesca, allora come, cioè secondo me l'idea, la cosa migliore è quella di utilizzare un canale YouTube. Allora una sera, anche tanto per gioco, poi soprattutto durante una gara, si stava tenendo una gara lì alla SD Nuova Due Laghi, abbiamo deciso di girare il primo episodio di Fishing School parlando della rattopesca. E abbiamo cominciato così, tanto per diletto, per poi farlo diventare una cosa un po' più seria, ecco, diciamo. Abbiamo cominciato anche a fare le cose in maniera un po' più con cadenza, più settimanale, introducendo anche i piccoli short tecnici, e fino a che adesso siamo arrivati a gennaio. Non abbiamo ancora raggiunto l'anno di vita del canale, però vedo che un minimo sta prendendo. C'è risposta, via. Scusate, sì, vi rubo solo un secondo, scusate. Buon compleanno, Nock! Ha ragione, buon compleanno Nock! Grazie Michela! Buonasera, torniamo alle... Vabbè, là faccio il giro dei saluti, saluta Michela Rubinato, saluti a Mas Nostre, saluta a Matteo Scaloni, al nostro grande moderatore e community manager Samuele Coppe, saluti al buon Matteo, il ciclo, quanti Matteo ci abbiamo? Il ciclo pescatore, Steel Bates, Lurs, il nostro capo, moderatore e amministratore Telegram, dove potete trovarci tutti su Telegram, cercate di tenere di pesca su Telegram, siamo là, pagina e gruppo, tutto in mano a Steel Bates che si fa un culo come un capanno insieme al Coppe. E infine Simone Fruzzetti, carissimo, buonasera, della Rapture, con il quale avremo poi un'idea da fare. Ciao, che io so che Simo c'ha un po' un buon rapporto con i ragazzi del lago, vero? Ditemi un po'. Il nostro, almeno il mio braccio destro per quanto riguarda la società di pesca che abbiamo lì al club, che lui si organizza tutto quello che è trottaria, diciamo che la palla in mano c'è a lui. Io figuro come presidente, ma poi in realtà il presidente è lui, perché organizza ragazzi, segna le gare, prende iscrizioni, è sempre sul pezzo e ci dedica molto di più di quello che sarei mai riuscito a dedicarmici io, quindi tanto di cappello. Infatti io mi considero vicepresidente, spalla sinistra, neanche. Cioè, è lui, diciamo, che capeggia. Allora, buon Beppe, sei tu che vuoi fare la prima domanda o parto io? Ma va bene Michela, non, nessun problema, non ti preoccupare, mi hanno chiamato in tutti i modi. Vai. Allora, guarda, io la prima domanda che vi voglio fare è sul nick. Perché è impegnativo il nome Fishing School, cioè ci avete pensato bene prima di decidere di chiamarvi Fishing School? Perché io, sinceramente, no. No, perché noi ne parliamo spesso durante le live, anche dopo, durante il by night, no? Della mancanza proprio della possibilità di avere una scuola di pesca. Quindi il fatto di chiamarsi fondamentalmente Fishing School è impegnativo, quindi qual è l'idea effettiva del nick? Diciamo che io non penso che possano esistere realmente insegnanti di pesca, perché è un mondo enorme, complessissimo, svariato, e aggiungici tutto quello che vuoi, quindi non è un fatto di, io penso, di poter insegnare eccetera. Però come ha detto Daniele prima, anche lui comunque dal Nofita, che si è avvicinato al mondo della pesca frequentando il lago, io gli spiegavo le cose, a lui piaceva come le spiegavo, e diciamo che ha affacciato questo mondo qua, che è la pesca sportiva, e inizia a tenere la canna in mano. Da qui a diventare un campione, io stesso non lo diventerò mai, perché non mi ci dedicherò mai abbastanza, però comunque il modo di esprimersi, la volontà di poter insegnare quello che hai appreso con l'esperienza, col bagaglio che hai maturato
con l'età, con le, no, varie, guarda, ma forse mi sono spiegato male. Non è che ti volevo accusare del fatto che tu voglia insegnare, anzi era uno stimolo. Cioè, se tu nella tua struttura fai proprio questa cosa di insegnare quello che sai, perché poi non è che uno appunto può saper tutto, no che non conosciamo possiamo insegnare. Bravissimo. Però la cosa proprio che mi incuriosiva era capire se effettivamente nel lago organizzate qualcosa appunto per insegnare a chi non sa. Io parto dalla cosa principale, che forse sono l'unico che lo fa, anche perché è molto impegnativo, che è il campus estivo. Quindi cerco di affacciare i ragazzi dalla più tenera età, perché ho tenuto veramente bambini di 4, 5, 6 anni, anche bambine di 5 anni, tutto il giorno al lago, e come attività principale comunque la proposta della pesca, oltre a passeggiate, nei cavalli, c'è altre cose, però comunque la mia gestione è quella del lago, e quindi il campus l'ho organizzato io, e incentivavo e organizzavo questi ragazzini al primo approccio con la pesca, e quindi insegnavo i rudimenti. Poi c'è chi ora è già 4-5 anni che faccio il campus, ci sono ragazzi che lo frequentano dall'inizio, hanno continuato, sono cresciuti, perché da 12 anni, ora sono 17 anni, continuano a venire al campus, continuano a pescare, e alcuni sono diventati i garisti, si sono approcciati in maniera un pochino più seria alla pesca. Quindi partendo, diciamo, dal campus estivo dei ragazzi, comunque il club, avvicinarsi a una struttura che magari ci sono io che ti sto dietro inizialmente, poi con i tuoi passi ti approcci ad altri pescatori che frequentano il lago, è una maniera di maturare. Oltre che per l'acqua dolce, comunque tutto quello che ne rientra nel mondo della pesca, perché ognuno di noi ha un bagaglio culturale. Il club è un punto di ritrovo dove, oltre a quelli che pescano in lago, magari ci sono esperienze anche di pesca in mare, tutte le discipline, e quindi un punto di ritrovo, un punto di aggregazione, un punto di maturazione di questo sport. Bene, bene, bello, bravo. Cioè, la mia idea iniziale poi ovviamente andrà sempre di più maturata. La mia idea quando ho preso l'ago in gestione era fare un punto di ritrovo più che un posto da andare a pescare. Infatti ora mi sono c'è più gente che prende i cappelli, quella che poi paga il biglietto per entrare, però era la mia idea iniziale, contro i miei interessi è andata così. Ti chiedo, per approfondire il discorso, il rapporto con i genitori invece? Ho maturato l'amicizia grazie al campus estivo, anche con i genitori. Comunque io propongo un tipo di attività all'aperto, un tipo di attività dove non è consentito l'uso del cellulare, se non che chiamare i genitori o mandare messaggi ai genitori, delle attività sportive che non sono quelle classiche, che è magari il calcio, il tennis, pallavolo, nuoto, tutte queste qua. È una cosa un pochino più non di livello fisico, ma di livello cognitivo, di pazienza, di maturazione di altre abilità non fisiche, che tanti bambini ne traggono giovamento. Io ho avuto dei bambini con deficit di attenzione, che se i genitori, disperati dal fatto che questo bimbo non riusciva a stare più di 10 secondi concentrato su qualcosa, io sono riuscito a fargli vedere il galleggiante per più di un'ora, che è una cosa che i genitori ritenevano paradossale. Quindi cioè, non è un vanto, però mi hanno sono fatti parecchi complimenti su questa cosa qua, e secondo me è uno sport che aiuta tanto per queste cose che si trovano ora in giro più spesso: deficit di attenzione, bambini che sono troppo concentrati sui telefoni e non su guardare intorno a cosa sta succedendo. Ci ho avuto delle bambine al campus che non sapevano distinguere una rosa da un rovo, che per me è una cosa paradossale, però facendoli fare i giretti, cioè, tutto un insieme di cose che magari i genitori oberati dal lavoro e questi bambini oberati dal telefono non hanno mai avuto questi insegnamenti. C'è un po' come era il concetto del pollo che nasce confezionato. Esattamente quello lì. Il pollo in vaschetta. E invece... una cavolata, più andremo avanti, più secondo me questa cosa qua si farà. Ci sarà sempre più bisogno di queste iniziative comunque.
Ed è bello che comunque non sia sempre la FIPSAS e solo la FIPSAS a fare queste cose, ma anche i laghi in privato piano piano stiano portando avanti questi progetti, perché ragazzi, se non insegniamo ai bimbi quello che è la bella della pesca, piano piano la pesca si va a perdere, perché sono nuove generazioni quello che mancano, no? Io però da par mio invece vorrei fare la domanda al nostro Daniele Cappetta, perché comunque quello che si smarona a fare tutti i montaggi, l'editing dei vari video, e quindi ti domando: com'è l'esperienza di gestire il canale di pesca di un lago privato, quindi comunque non un canale di pesca che si sposta in maniera itinerante per quella che è l'Italia, ma un canale che deve trovare sempre nuove risorse, nuovi contenuti nello stesso lago? Ma partiamo dal fatto che è una cosa difficile, nel senso che al momento ci siamo sì limitati molto al lago stesso, però già in un lago ci sono tante tecniche che non possiamo andare ad affrontare. Vediamo bene la pesca al colpo, per esempio ci sono mille tecniche che noi possiamo affrontare per la pesca al colpo, così come per esempio confesso che ho iniziato da poco con la rubasena, sì, confesso. E comunque diciamo che è sempre più complesso trovare degli argomenti, però la cosa bella è che gli spunti che magari possiamo trovare per trovare sempre nuovi video, nuove idee, vengono proprio anche dalle persone che frequentano il lago stesso. Ho un problema, non riesco a pescare in un certo modo, voglio pescare, che so, il pesce gatto perché voglio prendere quello più grosso che c'è dentro al lago. Benissimo, vediamo un attimino cosa riusciamo a tirar fuori per quella tecnica lì, per prendere quel determinato pesce. Oppure, esempio, i primi tempi che ho iniziato a pescare lì dentro, io non riuscivo a vedere una tocca, non c'era verso, non riuscivo a capire come fare a prendere pesci lì dentro. Ho chiesto a Daniele, abbiamo detto, ma prova a fare così, così, così. E abbiamo iniziato a spiegare bene la tecnica al colpo con la bolognese, e quindi diciamo che gli spunti vengono sempre dalle richieste anche di chi viene al lago stesso. Quindi per esempio ci sono molte persone che vanno a pescare le trote lì dentro anche, e ci è venuto in mente, perché non far vedere come pescare le trote in laghetto? Ci sono tante tecniche, poi ovviamente quello che è più erudito in materia è l'altro Daniele, quindi lui, diciamo, mi dice: possiamo provare a far vedere questa tecnica, questa, quest'altra. Io dico: benissimo, iniziamo con la prima, vediamo un attimino cosa sappiamo di questa tecnica, come la possiamo mettere in pratica, di quali sono le strumentazioni che abbiamo bisogno. Bene, iniziamo a scrivere il video e da lì andiamo avanti e cerchiamo di scalare un po' tutte le tecniche che possiamo affrontare all'interno di un lago. Poi ovviamente vorremmo anche andare fuori dal laghetto che ha in gestione, vedere un attimino anche qualche tecnica al di fuori del lago, magari anche in acqua salata, e cercare anche di ampliare un po' il range. Però diciamo che le tecniche da affrontare in laghetto sono sempre tante, quindi gli spunti vengono anche dai frequentatori, come detto. Bene, io adesso do la parola invece al buon Beppe per la sua seconda domanda. Vedi, stasera Beppe, sto cambiando le mie domande. Si vede che sono invecchiato e quindi sto cambiando le mie domande dallo standard classico. Ne faccia di conto, vadi. Oppure hai perso il tablet e quindi te ne stai inventando sul momento. È troppo grosso, non è il solito tablet quello lì, eh? Te l'ha regalato per il compleanno? Sì, c'è anche il telecomando, vedi, guarda, c'è anche il telecomando. Guarda, io invece la prossima domanda che vi vorrei fare, anzi che ti vorrei fare, Dani, è una curiosità più che altro. Come si diventa laghettaro? Cioè, è una... il cuore a chi? Una domanda. Come si diventa laghettaro, e più che altro perché? E ti spiego, io questa domanda qua l'ho fatta a un altro ragazzo che aveva un lago qui vicino a me, no? All'epoca, anche adesso avremo la stessa età, adesso è nato via, non gestisce più il lago, no?
E gli ho detto: senti, ma scusa, a parte che lui si faceva un sacco di chilometri tutti i giorni per venire fino al lago, no? E lui mi aveva risposto: se volevo lavorare, andavo a lavorare all'epoca. Posso dare anche io quella risposta lì. Ok, poi dopo un paio d'anni di gestione ci siamo ritrovati, io ero andato a pescare lì, ci stavamo bevendo una birra, lo guardo e gli dico: cazzo, ma sai che a guardarti sembra che c'hai 10 anni di più, negli ultimi 2 anni sei invecchiato di 10 anni, cioè barba lunga, vestito mimetico, no? Sembrava un vecchio, cioè aveva la mia stessa età, quindi ti parlo di questa cosa, è successa 5-6 anni fa, aveva 38-40 anni, sembrava ne avesse 50, cioè in 2 anni era invecchiato proprio in faccia. Allora mi sono sempre chiesto, siccome la maggior parte di chi gestisce i laghi comunque non sono ragazzi giovani, almeno dalle mie parti la maggior parte è comunque gente che ha già una certa età, quindi non noti questa cosa, no? Perché li vedi già anziani, sono anziani e quindi così. Allora mi chiedevo: perché un ragazzo giovane, perché adesso non so quanti anni hai tu, però comunque immagino che comunque sei relativamente giovane, più di Nicola che è invecchiato oggi, auguri, sicuro. Come nasce questa cosa di, appunto, di diventare un io li chiamo i laghettari, porta pazienza, però o gestore del lago, come nasce? Nel mio caso è una storia un po' lunga e provo a riassumere anche per non annoiare. Io sono geometra, mi sono abilitato al geometra, ho fatto quella professione lì, poi è andata a progredire, ho aperto l'agenzia immobiliare, ho lavorato con l'agenzia immobiliare, sono stato socio, ho fatto tutti i lavori d'ufficio. Dal geometra era un lavoro che d'inverno entravo col buio e uscivo col buio, quindi non sapevo neanche se era passata una giornata, se c'era stato sole, freddo, caldo. Ho sempre lavorato al chiuso, diciamo. In agenzia si usciva, però comunque era limitante. Il lavoro d'ufficio, sì, dietro uno schermo. E io mi sono sempre trascinato dietro la passione della pesca, no? Quindi nel tempo libero che avevo, canne in macchina, ho fatto l'estate, ho uscito da lavorare, con mio fratello lavoravo anche in pizzeria la sera, passavo con lui, andavamo a pescare. È sempre stata una passione abbinata, una vita che comunque non volevo avere, che era quella di impiegato, quella del un ufficio, e sono sempre stato da ragazzino un pochino più amante all'aria aperta che al chiuso, però lavoro è lavoro, e che poi le cose non sono andate diversamente, mi sono state fatte le proposte che ho portato al volo, e rinunciato alla carriera quella che era, avevo aperto un e-commerce per quanto riguarda gli articoli della pesca sportiva, quindi una rivendita online. Avevo un e-commerce che si chiamava Wildlife Shop e vendevo un catalogo prodotti classici italiani, vendevo anche roba da outdoor, quindi un po' di vestiario eccetera, però mi sono subito reso conto che l'approccio di un ragazzo con risorse economiche limitate non poteva pareggiare i competitor che sono online, e quindi ho detto: va bene, questo tengo perché qualcosa ogni tanto vendichi, però mi serve un posto dove poter amministrare questo tipo di attività e che sia comunque inerente al tipo di attività. Per coincidenza, per grossa coincidenza, perché io lì andavo a ritirare della merce, ho conosciuto la proprietaria dei due laghi, e fatto sta, e coincidenza vuole che era mancato il gestore, cioè mancato non che era morto, però se n'era andato il vecchio gestore ed era rimasto gestito direttamente dalla proprietaria. Io mi sono fatto avanti, gli ho detto: sì, tanto c'è questo lavoretto qua, se abbinato a questo lavoro potessi anche gestire il laghetto in società con lei. E poi ho visto che comunque gli piaceva. Ero all'aperto, vedevo l'alternanza delle stagioni, facevo quello che era la mia passione, mi svegliavo la mattina non più con la gastrite ma con la voglia di andare a lavorare, e 5 anni che poi ho lavorato lì penso che sono mancato neanche un giorno, non ho mai sofferto l'andare a lavorare, che è una cosa che invece ho sempre avuto prima.
e quindi basta, sono rimasto così, anche se la, diciamo, la parte economica non è paragonabile a prima, però il tenore di vita quello sì, e poi tutto conta. Così. Così si diventa la ghettovaglia. Ma possiamo dire che comunque è una vita pesante, cioè non è che comunque uno vi vede lì seduti nel gabbiotto e staccati i biglietti e... Scusami se ti interrompo, vabbè, non sono mai educato, però ti rispondo subito perché è una domanda che mi hanno fatto mille volte, cioè, ma te stai lì, fai biglietti e non fai niente, anche il casellante dell'autostrada non fa niente, però io il culo dentro quel gabbiottino di 10 ore di fila non ci otterrei, e all'acqua d'estate sono 12, troverei qualcuno che tutti i giorni, se piove, se freddo, se caldo, se tutti i giorni comunque le 10 ore devi stare lì, bene o male, perché il servizio lo devi dare. E già quello è un impegno, e poi se puoi investire il tempo facendo delle attività parallele comunque diventa un lavoro, ma comunque il non poter stare a casa e non poter fare attività diverse da quella che fai ogni giorno, per me quello comunque è considerato lavoro. No, ma ti ho aggiunto questa cosa perché è una cosa che si dice, no? Voi state lì tutto il giorno, se c'è gente c'è gente, se non c'è gente c'è gente, te ne stai lì, se fa caldo te ne stai sotto il pino al fresco, se fa freddo te ne stai attaccato alla stufa al caldo, no perché io qualche laghettano lo conosco, quindi so che gli fanno queste domande, per quelle che te le ho girate. Sì, no, sono domande lecitissime, però come ti ripeto, se non viene gente non fa niente, non guadagni niente, quindi tutto è proporzionato poi all'impegno che ci metti. Se non viene nessuno non fa niente, vero, ma te persona che nata di vita senza aver guadagnato un cerino. Se viene tanta gente, comunque è un lavoro come un altro, che devi servire clienti, fare, brigare. Comunque anche la manutenzione del lago, soprattutto in laghi magari con delle morfologie particolari come può essere il mio, è una cosa che è logorante, perché ogni giorno vai al lago dopo che è venuta una pioggia, una grandine, si è alzato il livello del lago, si è alzato il livello del lago, e c'è comunque dei casini da risolvere. La gestione del pesce, la manutenzione del verde, la manutenzione dei tipi un poco educati che vengono al lago, magari tutto ancora il tutto. E ti aggiungo ancora, scusa Nico, ti rubo un secondo, che secondo me da parte di chi frequenta c'è anche dell'invidia. Non so cosa invidiano, però probabilmente. No, invidiano il fatto che loro vengono lì, devono pagare per pescare, no? E dicono sempre, tu sei lì, quando non c'è niente da fare, prendi la canna e vai a pescare, no? Però immagino, che ne so, anche me in negozio, no? Che quando non c'è gente, cioè se mi siedo fuori a parlare è perché non c'è gente dentro e quindi non devo servire, quindi non è che sono così contento di andare a pescare nel tuo caso, perché se c'è gente tu hai tutt'altro da fare che andare a pescare, quando vai a pescare è perché non c'è gente, quindi è vero che sono a casa e esco di casa e vado a pescare, ma probabilmente nel tuo caso sicuramente preferiresti lavorare piuttosto che magari andare a pescare. Poi sì, ce l'hai lì, quando non c'è nessuno te ne vai a pescare, ma quando c'è qualcuno magari preferiresti lavorare, giusto? È un lavoro completo, perché comunque c'è la parte del settore terziario ludico, della gestione della clientela, della pista di vendita di esche, prodotti a fine della pesca, gestione di forniture, pesci, quindi vivo, organizzazione eventi, pubbliche relazioni, c'è tutto un mondo dietro a quello che è stare seduto nel laghetto, ed è quello che poi, e poi c'è tanta competizione, come sempre, no? I laghetti sportivi hanno un bacino d'utenza limitato e hanno un sacco di competizione, che ce la facciamo tra noi laghettari, come detto te, c'è chi fa la gara mettendo più pesce, di quella che la fa pagare meno, di quella che per fare magari rispetto all'altro gestore butta più pesce e ci rimette, è un mondo come tutti gli altri, quando sono attività fini parallele nelle vicinanze si creano degli antagonismi, no, perché io poi non ce l'ho con nessuno realmente, però comunque c'è da star dietro anche agli altri gestori, alle loro iniziative, a cui si propongono e tutto quanto, ed è difficile. Ecco.
Allora ragazzi, vi rubo la parola intanto per salutare il buon Luca Origo, buonasera, buonasera al buon Cristian Piccinini e buonasera al nostro Lorenzo Cimigliano, buonasera ragazzi. Allora invece la domanda che vi pongo io, di solito chiediamo con Beppe a un certo punto della serata un aneddoto divertente, però essendo voi in un laghetto di pesca sportiva, cioè ragazzi, è normale, è logico che vi chiediamo uno, senza dire nomi, il vostro cliente più assurdo. E già vedo che si illuminano gli occhi, quindi mi sa già che l'hanno già in testa. E due, uno degli aneddoti più assurdi che vi sono successi durante il vostro periodo che, di gestione dei due laghi, dell'essere di Nuova Due Laghi di Sarzana. Più niente più assurdo, lo sai, devi dirlo tu, dai. Sono tutti assurdi. Ah Dani, una cosa, prova un po' col microfono a avvicinarlo alla bocca, se ti sentiamo basso. Sì? Vai, meglio, meglio. Il più assurdo di tutti probabilmente è stato un signore di mezza età, più avanti che indietro con l'età, che è venuto da Carrara in bici al lago, a Bocco. Si è messo nell'unica parte del lago dove non c'è un tipo di ombra, si è bevuto 8 tenant e la mattina io penso ho chiuso il lago a fine serata, convinto che non si fosse più vicino al lago, e la ragazza che gestiva il ristorante mi ha chiamato dicendomi che c'era un signore che era sdraiato su due sedie, ho dovuto riandare a aprire, svegliarlo. E a questa era uscita, poi io non so più che fine abbia fatto questo. Immagino poi tornassero indietro in bicicletta, bravo come un lupo, bravo come un lupo. Sono 14 km in orario in bici, agosto, tutto il giorno a pescare, c'è tutta l'esplosione con 4 tenenti in corpo. Io penso che c'è stata una prova di sopravvivenza, tipo di cognome faceva Grills, di nome Bear, Questa diciamo che è stata più una cessata, potrei stare qua fino a... Un altro aneddoto divertente è stato quando due clienti dell'Est Europa avevano due canne a testa e si stavano contendendo queste prote, no? Finché a forza di bere durante la mattinata avevano perso la cognizione di quale delle quattro canne che avevano prenderla qua era di uno o dell'altro, nonostante erano amici. Prendeva una trota uno e quello era convinto che era la sua canna invece di quell'altro. Tanto sa che uno dei due, dopo aver bevuto molto di più di quell'altro, ci ha bagliato e quello l'ha sdraiato a terra con un pugno e l'ha addormentato. In nome dell'amicizia. Ma il mio intervento per allontanare dal lago non è stato più tranquillo. A chiusura sempre dei ragazzi, questi erano giovani della Europa, stavano uscendo dal lago con un gibotto gonfio, molto gonfio, e gli ho detto se all'ingresso, mi ricordavo che l'ingresso era molto più magro e volevo sapere cosa aveva venuto mangiato per essersi comprato così tanto gibotto, una sorpresa che mi stendeva in carta ancora viva tra il gibotto e la felpa. Era gonfiato. Io guarda, vorrei rimanere meravigliato, ma ormai non rimango più meravigliato di nulla, Beppe, tanto alla fine ovviamente il liquidino quello che esce fuori dalle spamette della carta che ricolava sul giubbotto e sul calzone doveva praticamente. Ah, ma poi che imbarazzo, ma vabbè, la gente immagina cose che voi umani non potete immaginare, mamma mia. Beppe, dai, lascio a te la parola dopo questi aneddoti che ci hanno un po' sconvolto sull'essere umano. Io recupero, però, dato che siamo più o meno a metà live, per ricordare a tutti che potete trovarci sulle maggiori piattaforme di podcast con la Peripesca Live. E se io mi decido finalmente a fare il mio lavoro e di registrare insieme a Beppe anche la Peripesca Travel, troverete anche i podcast della Peripesca Travel. Devo contattare le persone per farlo, sono una persona mal organizzata. Vi ricordo inoltre che potete dare il vostro supporto in maniera totalmente gratuita
gratuita, mettendo like, condividendo, parlando delle nostre live a giro per l'universo, oppure direttamente potete dare un sostegno concreto e farmi gli auguri di compleanno questa sera per andare a squillo di lusso, donando, oppure iscrivendovi al nostro, abbonandovi ai nostri canali, quindi ci date i soldini e noi andiamo a squillo questa sera per festeggiare il mio compleanno. Sesso, droga e rock and roll. Adesso passo nuovamente la parola al buon Beppe che farà la prossima domanda. No, ma Daniele non ci ha detto se ha qualche aneddoto divertente, ma invece voi avete qualche... avete voi personale vostro? Ce ne sarebbero di aneddoti personali? Beh, dipende. Se preferisci un aneddoto personale dentro a quel lago che è legato magari a una cosa proprio avulsa dal canale oppure anche legata proprio al canale stesso. Va bene tutto. Tutte e due. Tutte e due, va bene, dai. Allora, questo non è proprio un aneddoto, ma diciamo che è la prassi. Perché le volte che magari vogliamo girare un episodio, 99 su 100 io dico va bene, vengo magari nell'infrasettimanale o al mattino o tardo pomeriggio, perché almeno non sappiamo che c'è poca affluenza e possiamo girare tranquillamente. 99 su 100 tutte le volte che magari siamo dentro al casottino, che riusciamo a mettere a imbastire il discorso, magari riusciamo a registrare senza troppi intoppi qualcosa, sempre nel momento clou arriva qualcuno che bussa: Daniele, allora vieni fuori che devo pescare, Daniele. Sì, tutte le volte, quindi tutte le volte che magari vogliamo registrare un episodio, abbiamo sempre qualcuno che interrompe, qualcuno che entra, qualcuno che... però nel momento in cui magari non ci impappiniamo più di tanto, non arranchiamo tanto. Ma potrei dire quando sei caduto nel lago, con gli aneddoti lì vogliamo sapere. Lo stavo per raccontare, no? Un attimo. Ma poi non lo racconti. È successo così, è andata così. La sera prima di una gara aveva piovuto anche abbastanza, in maniera abbastanza forte, no? Ma dico, vabbè, dai, il giorno dopo c'è la gara, vabbè, anche se il terreno è abbastanza un po' così dissestato, proviamoci lo stesso. Vado lì, sorteggio, mi capita la sponda praticamente opposta a dove c'è il casottino, e la cosa buffa è che tra l'altro a quella gara c'era anche mio padre, perché di solito quando partecipo alle gare c'è sempre anche lui che o gareggio contro di lui o gareggia assieme a me, quindi quando si fanno le gare in coppia, no? Cosa succede? Preparo la mia bella bolognese, tranquillo, inizio un po' a pescare, dopo la prima mezz'ora, tranquillo, niente di che. Cambio montatura, sondo il fondo, faccio per sondare il fondo, per alzare un po' il galleggiante, e io praticamente mi frana letteralmente la terra sotto i piedi. Un lastrone di quelli enormi da piazzola, proprio per segnare, sai, i picchetti, che mi viene appresso e io che sprofondo letteralmente dentro al lago. Con la sedia da feeder completamente divelta ormai, robe che vanno in mezzo al lago, telefono perso, che chissà che fine avrà fatto quel telefono lì, molto probabilmente lo userà qualche capo per chiamare gli amici, perché ormai non so proprio come recuperarlo quel telefono, e niente, e questo tutto con la gara ancora in corso. Cioè, cosa del panchetto per soccorrerlo? Panchetto, tutto in acqua, tutto, ho perso di tutto in quella giornata lì. La cosa buffa è che quello a fianco a me se n'è accorto, ma non è che abbia detto: puoi morire. Mio padre, cioè, non se n'è accorto. Mio padre, che era praticamente un picchietto dopo, fa l'atto di vedere con la coda nell'occhio cosa sta succedendo, mi vede in acqua, mamma mia, non ti dico niente, è venuto giù come una furia, ma ha guardato, ha tirato su, mi ha riportato su. Figlio mio, figlio mio! Più o meno tutta così, ma cosa combini? Praticamente acqua fino qua, perché poi è bello che, dato che la sponda è un po' ignorante, fa praticamente, c'hai un metro, poi dopo arriva direttamente a 5 metri. Diretto proprio. Io praticamente ero appeso così
sembrava, non so, uno scalatore che cercava di non cadere. E niente, è andata così, ho perso di tutto, telefono, lenze, grazie a Dio le canne no, però tutto ne so qualcosa, detto, ne so qualcosa di cadute nell'acqua con perdita telefoni, anche troppe, vai. Poi è bello che mi sono anche detto, faccio 30, faccio anche 31, vediamo se riesco a recuperare quel telefono, perché dopo tutto a me non è tanto che se ne frega delle lenze, eccetera, immerso completamente, era completamente perso, abbiamo provato di tutto, col guadino, abbiamo provato con il testimone Daniele che anche lui si è messo lì, mi ha provato a pescare anche con i magneti, dico questo, che abbiamo provato anche con quello, ma il telefono se ne andò, quel telefono basta, mi sa che è diventato parte integrante del lago e... ormai ogni tanto arriva qualche sms, i pesci si chiacchierano, ormai hanno trovato un modo. Sì, secondo me ormai si comunica potrei dire, la colpa dell'abbonamento a Pornhub la potrei dare alle carpe, potrei dire, sono state le carpe, io non c'entro niente. Vai Beppe, tocca a te. Io, guarda, invece prima di chiedervi delle curiosità da pescatori, ho un'altra curiosità invece per quanto riguarda il discorso laghettaro, perché non vi nascondo che è una categoria, io essendo negoziante, è una categoria un po' strana da approcciare, negozio laghetto, no? E perché con alcuni riesci a lavorarci, con altri invece è un po' un casino. Come ho messo tutto rosso? Che è successo? Ah, è Nicola che gioca con i colori, vabbè. Sta esplodendo tutto. Invece vi voglio chiedere, voi ad esempio con chi fa parte del settore, che tipo di rapporto avete? Cioè, riuscite a collaborare? Riuscite a fare delle cose insieme? Come la vivete? Come vivete il rapporto di mezzo tra chi pesca, chi vende la roba da pesca e voi che date il servizio ai pescatori? Diciamo che il rapporto è unilaterale, perché comunque portiamo magari noi più un beneficio al negoziante che viceversa, mentre invece con tanti si instaura un rapporto di reciproco. Io rimando il cliente e lui propone il lago magari a chi ha interesse a fare determinati tipi di pesca, che posso io come servizio aiutarli, diciamo. Quindi ho comunque rapporti con quasi tutti i negozianti della zona e non brutti. Vado d'accordo con, ovviamente andare a avere, quindi vado più d'accordo con chi incentiva di più pubblicità, perché poi comunque viene a saperlo, mi ha mandato quella del negozio, e te viceversa cerchi di ripagare mandando il cliente che deve acquistare una canna, quindi un rapporto reciproco di aiuto, e ovviamente più un negoziante dà al gestore del lago, più il gestore del lago retribuisce. Cioè, almeno nel mio caso è questo, non tendo a darle un servizio parallelo alla mia attività, il consiglio di dove andare ad acquistare magari un determinato tipo di canna, però comunque tendo sempre a incentivare ad andare da chi ha consigliato il mio lago, è normale. Quindi riuscite comunque ad avere un buon rapporto col vicinato, sì. Diciamo. Poi comunque io vengo da pescatore, quindi prima di gestire il lago sono stato pescatore e giravo negozi, ho pescato tantissima roba girando in zona, quindi ho anche lavorato, cioè aiutato un negoziante di pesca per delle mostre, per delle fiere, per delle attività, quindi comunque ho conosciuto tutti i negozianti di pesca della zona e ho creato rapporto già prima come cliente e poi come tramite la gestione del lago, come servizio, come dico prima, parallelo. E so che comunque qualcosa mi torna indietro se io consiglio di andare a pescare, perché tanti clienti che magari non conoscono il lago, perché comunque il mio lago è defilato,
sei vicino un centro che è Sarzana, ma comunque se non conosci la strada non ci arrivi, non c'è indicazione, non c'è niente, è proprio infognato nella campagna sarzanese, e comunque tanti vengono, tanti clienti nuovi dai negozianti. Bene, sono contento che riuscite a collaborare, cosa che non succede da noi. Bene, sono contento per voi. Noi toscani siamo meglio. Ma guarda, ti posso dire che ultimamente mi sembra di essere veramente nel momento sbagliato, ti dico la verità. Capita anche a me nel mio lavoro. Allora, io invece volevo chiedere ai ragazzi del lago quali sono le fasce di utenza che stanno approcciandosi al lago negli ultimi periodi, perché comunque nella mente popolare il laghettino era quello dove andavano i vecchietti a pescare il sabato e la domenica, però io quello che ho visto anche nel post-Covid è stato un grande cambiamento, un grande rientro delle fasce più giovani appunto all'interno dei laghi, ma non solo come scuole di pesca, proprio diciamo in prima battuta come il luogo dove recarsi, dove trovarsi un attimino per il divertimento. Nel vostro lago quali sono le fasce di utenza più rappresentate? Cioè abbiamo più maschi, più femmine, ragazzini, più ragazzini, più donne, uomini, l'età, qual è, insomma, un pochino com'è la situazione in questo periodo? Non mi pare, per me è uguale, chi vuole, diamola a Daniele se non parla mai il buon cappetta. Ma diciamo che le fasce d'età sono... E poi allora, già dato che rispondi te, anche quali sono le fasce d'età che seguono un canale che si dedica appunto su un lago? Rispondendo alla prima domanda, diciamo che le fasce d'età sono molteplici, perché per esempio la prima volta che sono venuto a pescare lì da Daniele, ho detto caspita, sono tanti ragazzini di 13-14 anni che si divertivano a pescare le trote, per dire. Poi dall'altra parte c'erano anche magari persone un po' più in là con l'età, quindi i cinquantenni, sessantenni, però ci sono anche tanti ragazzi di 20-30 anni che si vengono a divertire lì durante il fine settimana. Quindi diciamo che le fasce di età sono tantissime. Infatti è una cosa abbastanza bella da vedere tante persone che si approcciano al mondo della pesca di qualsiasi tipo di fascia d'età. E per quanto riguarda il canale invece, diciamo che fondamentalmente la fascia d'età più presente nei nostri video sono diciamo i trentenni, 25enni circa, ma anche una fascia di 50, 40, 60 anni, diciamo. I giovanissimi ancora ce ne sono pochi, ma perché secondo me, come dicevi te, anche veniamo da una tradizione che la pesca è vista come il vecchiettino che si mette lì con la cannetta il sabato, la domenica a pescare, oppure il pensionato che non sa cosa andare a fare, allora vado a pescare. Però vedo che ultimamente ci sono tanti giovani che si stanno approcciando anche al mondo della pesca, e infatti con l'aiuto di YouTube l'esportare questo sport ha aiutato tantissimo anche tra i giovani. Ma a questo punto io, scusatemi un attimo, ma aggancio a questa cosa, ce l'ho l'audio, sì, mi aggancio a questa cosa del fatto di YouTube che ha avvicinato molto i giovani. Per parlare un attimino con te, porti questa domanda. Secondo te quanto ancora ha respiro YouTube per quello che riguarda la promozione della pesca sportiva, e quanto invece i nuovi social come TikTok, Instagram, secondo me già più fa già parte un po' dei vecchi social come YouTube, Facebook, ormai lasciamo perdere, quello non è neanche più definibile un vecchio social, il social dei dinosauri, ma quanto TikTok secondo te può avere, il video breve può avere un'influenza in futuro per quello che riguarda la promozione della pesca sportiva? Beh, dipende tutto dalla tipologia di video, anche secondo me. Nel senso che un ragazzo giovane, soprattutto lo vedo bene anche con i ragazzi di 12 anni, 13 anni, 14 anni, la soglia d'attenzione del giovane è sempre più limitata. Quindi che è sempre limitata al video di 15 secondi, 20 secondi.
Quindi diciamo che la longevità di YouTube, secondo me, non è molto da mettere in dubbio, perché fondamentalmente se una persona vuole vedere una cosa leggermente più complessa, non può vederla in un video di 20 secondi di TikTok. Perché se uno vuol vedere magari un approccio ad un modo di pescare che è complesso e complicato, che richiede tante elaborazioni, tante cose importanti nella realizzazione, non si può limitare ad una cosa molto breve di 20 secondi. Chiaro, una cosa invece leggera, come può essere magari una montatura semplice o qualcosa di semplice, quello sì, effettivamente possiamo pensare di poterla esportare anche a un canale come TikTok, quindi una cosa molto più veloce, ecco. Però, diciamo, la longevità di YouTube ancora, secondo me, reggerà ancora per un po' di tempo. Diciamo che ultimamente si sta trasformando molto in un motore di ricerca ormai YouTube. Perché io mi sono parlando con tante persone mi sono accorto che molti non cercano più su Google un determinato concetto, ma ne cercano direttamente il video su YouTube. Esatto, perché un tutorial audiovisivo aiuta molto di più anche nell'apprendimento, cioè molto più interattivo anche il vederlo fare da qualcuno che l'ha già fatto, piuttosto che leggerti un articolo. E è più complesso trovare la persona che si mette lì, leggo l'articolo perché voglio leggere l'articolo e mi appassiona l'articolo. Preferisco vedere qualcuno che lo fa e vedere un attimino direttamente come metterlo in pratica. Rispondendo al buon Mario Bosio, Mario, se provano una volta a pescare, credimi, non smettono più, una drogaccia brutta la pesca, peschi una volta sei rovinato. Beppe, vai. Allora, adesso che abbiamo capito che nel vostro lago è pieno di vecchi come Nicola, no? Quindi di quell'età lì. Guarda, ce n'avevo sempre uno, guarda, meno male, guarda, con tutto il nocciolino arrossato. Di quell'età boomer, no? Tra essere amanti di Facebook e aver capito che c'è anche Instagram, quindi è quella fascia, no? Che non sa guarda se che lasciare... Io se lasciare Facebook famoso, per Instagram, poi su TikTok. Sto diventando famoso su TikTok, cosa vuoi? Stai diventando famoso? Cioè, l'itinerario di pesca sta spaccando su TikTok, ragazzi. Su Instagram non riusciamo a fare un cazzo da anni, TikTok siamo arrivati e vabbè, lasciamo stare. Perché abbiamo inventato i contenuti cacca. Ma possiamo dirlo che tra un po' dovremmo darle del lei? Signor Petrucci? Se ne parlerà, non glielo dire a questi ragazzi, lo vedrete fra un po'. Sì. Ragazzi, grandi novità in arrivo, gli abbonati le sanno già e anche Beppe, ma gli altri no. Dai, andiamo avanti. Pensate che io sono un abbonato a gratis. No, te ti fai un culo in un capanno con i podcast, mi sembra anche logico che sei tutte le cose segrete. Allora, siamo a 53 minuti, abbiamo Cenerentola ancora per 7 minuti, no? Io volevo rovinargli il sonno, perché poi noi andremo avanti e approfondiremo il discorso. Però, caro Daniele, nel clippino si vede, e anche nei vostri video su YouTube, te che peschi con la Rubasien. Scusate. Allora, lui ha una repulsione, vabbè, l'avranno picchiato da piccolo con 5 metri, una cannetta da affrustate con l'elastico da ratto pesca, probabilmente con la 5 metri l'hanno picchiato da piccolo e ha questo trauma, no? Io invece vi voglio chiedere qual è la vostra tecnica preferita e quale invece vorreste imparare in futuro. Io voglio imparare quella. Uccidere immediatamente. Questo, ragazzi, sarà un contenuto che gireremo appunto al lago. Ragazzi, non sanno ancora, ma gireremo un video al lago. Vai, dai. A te l'onore della risposta, della prima risposta. Rispondo io? Allora, non me ne ricordo più. Qual era? La tua tecnica preferita? E invece la tua preferita e quale invece ti piacerebbe imparare in futuro? Allora, tecnica preferita
ad oggi, perché poi sono variate col tempo, quindi è brutto da dire, ma sono un francotiratore della pesca. Ne ho fatto, diciamo, anche a livello agonistico, varie tecniche. Sono partito con la tratta lago, poi sono andato alla pesca al corpo, ho fatto un po' di surfcasting e quant'altro, però la mia tecnica preferita è lo spinning. È quella che mi ha regalato più emozioni ed è la stessa tecnica che comunque vorrei imparare, quindi entrambe le risposte sono per la stessa tecnica, che lo spinning. Dall'anno scorso sono andato più assiduamente rispetto agli altri anni sulle mangianze, grazie a un cliente del lago che mi ha invitato a pescare con lui. Già eravamo amici con la pesca, diciamo, siamo frequentati più spesso a bordo della sua barca, e quello ho capito che è veramente la pesca che mi ha regalato più gioia. In mangianza, tonnette, avevamo agganciato verdesche, tutte un sacco di cose che sono cose talmente assurde che ti capitano che solo nella pesca può succedere. E nello spinning in mare, in vertical, sbattimenti che importanti, può succedere di tutto. C'è sempre quel punto interrogativo che ti dà il brividino quando vedi la canna piegare. E poi la gestione di pesci, che hanno un'importanza, una forza, una tenacia che non si possono trovare da altre parti, almeno per quello che è l'esperienza. Ma la mia tecnica preferita al momento, Daniele lo sa bene, è il method feeder, per ora. Sono un grande amante del method feeder, Nicola apprezza la cosa. E diciamo che mi sono, cioè, le prime vere soddisfazioni nel mondo della pesca le ho avute proprio con il method feeder, perché non capivo bene ancora come lavorare bene col galleggiante, quindi come tararlo correttamente per avere, diciamo, quella velocità anche nel capire se c'è la mangiata del pesce o meno. Method feeder invece mi ha regalato tante soddisfazioni. Però d'altro canto, e questo, su questo Nicola invece mi ucciderà, vorrei imparare meglio a pescare a Rubasiem, perché ho avuto anche la fortuna che un mio vicino di casa, anche lui un grande agonista, decise di farmi un regalo. Mi ha regalato una Rubasiem, una bellissima Casini da 13 metri, che però per il momento non ero riuscito ancora ad utilizzarla correttamente, non tanto per limiti, diciamo, che non ho messo l'elastico. Per limiti di decenza. Esatto. Però non avevo il pacchetto adeguato, ecco, quindi avevo soltanto una seggiola da feeder, quindi purtroppo con quella non si può pescare a Rubasiem, quindi. E allora ora vorrei imparare di più a pescare un po' con quella tecnica. Piacerebbe capire magari qualche trucchetto in più, a vedere un attimino. Poi soprattutto perché nelle garette che ci sono la domenica mattina lì al lago pescano tutti con la Rubasiem, e che cos'è? Io non posso andare lì e non pescare se con la Rubasiem. E se tutti i tuoi amici si buttano dal ponte, anche te ti butti dal ponte, dicevano le mamme. Ma io non lo so. Allora, e questa cosa, la Rubasiem, un palo con un gommino, vergognatevi, andate a fare l'idraulici, andate a lavorare. Barboni, tagliati i capelli, Barboni. Detto questo, ragazzi, io sono in dirittura perché mi manca il mio minutino, però volevo fare, prima di salutare tutti i ragazzi e poi lasciare spazio alla pesca by night, volevo fare un appunto positivo sul lago dove siamo andati appunto a girare il video.
Io quello che mi ha veramente meravigliato tanto, dico ai due Danieli, è stata la bellezza delle carpe, che ora, lasciando perdere che d'inverno magari col freddo escono fuori meno esemplari e quant'altro, però di tutti gli esemplari che abbiamo pescato c'erano delle pinne meravigliose, delle bocche veramente molto molto pulite. È successo solo in un caso che c'era una che non c'aveva un baffo. Poi sicuramente nel lago ci saranno anche esemplari più martoriati, perché facendo le gare ed essendo un lago di pesca sportiva privato è normale che le carpe siano un pochino più sdrucite. Però io vi dico, e lo potete vedere dal video che abbiamo portato, perché qui non è che uno non dice a parole, vi devo fare i complimenti, perché veramente i pesci sono ben tenuti, combattivi, e si vede che al lago ci tenete, che non è un qualcosa all'interno del quale ci state solo per un guadagno, ma si vede che ci tenete, e lo si vede appunto anche da quelli che sono gli esemplari al suo interno. Vi devo fare veramente complimenti, e ve lo dice uno, e chi ci segue dall'inizio lo sa, che ha girato più di 150 laghi in tutta Italia, quindi se arrivo a fare un complimento è perché ve lo siete meritato. Allora, Rubasien in passata, l'arte della pesca. No, la Rubasien è passata, l'arte della pesca. Allora, maledetto il ciclo pescatore, andate, vi odio tantissimo tutti, che dice appunto auguri Nico e viva la Rubasien. Detto questo, ragazzi, è arrivato il momento in cui il buon Nicola se ne va a nanna, perché ha dormito 3 ore stamani mattina, dopo la notte sono cotto come un befanino. Quindi io ringrazio tutti i ragazzi che hanno partecipato, ringrazio i due Danieli dell'SD Due Laghi di Sarzana, Nuova Due Laghi di Sarzana. Lascio la parola al buon Beppe per la peripesca by night, e anche loro che ci accompagneranno ancora per una mezz'oretta, 40 minuti, ma tanto vi vado in culo e vi saluto perché non ne posso più. Un bacione, tante care cose, e da me, come sempre, il nostro motto, che è Celerise. Ciao bimbacci, ciao, buona Nico. Serata. Non esco subito, Beppe, sennò poi l'audio... Bravo, ciao. Hai imparato.